Ciao a tutti, oggi siamo qui con Massimo, titolare del ristorante Da Mimmo, ristorante molto famoso a Bergamo. E oggi che cosa ci prepari? Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Io oggi vi preparo la smaiassa o maiassa, una vecchia, un'antica ricetta popolare bergamasca. La variazione più importante, esatto, è che andremo a cuocere la nostra farina con il latte. Perfetto. E con lo zucchero, anziché con l'acqua e il sale semplicemente. Latte, zucchero, farina di mais, uva sultanina, mele, grigli di noce, uva. Iniziamo la nostra ricetta, mostraci il primo passaggio. Cosa il primo passaggio fare? È portare a ebollizione il latte. Predisponiamo 1,5 litri di latte, okay, per 300 grammi di farina, quindi rapporto 1 a 5. Adesso porteremo a ebollizione il latte, come dicevo, con lo zucchero. Aggiungiamo e giusto lo zucchero. Una pesina di sale, non di più. Quindi abbiamo aggiunto i 4 cucchiai di zucchero, una presina di sale, e adesso qual è il passo successivo? Adesso aspettiamo che il latte si avvicini all'ebollizione, dopodiché aggiungiamo la farina di mais. Sempre continuando a mescolare, soprattutto in questo momento. In questo momento è determinante continuare a mescolare col frustino. Per evitare che si formino grumi, giusto? Perfetto. Quindi ricordate di continuare a mescolare. Bene, mentre la nostra polenta sta cuocendo, dobbiamo preparare gli altri ingredienti. Quali sono? Esatto, abbiamo dei grigli di noce, l'uva sultanina e le mele. Perfetto, anche... posso aiutarti? Ma ben volentieri, se vuoi cominciare con le mele, io okay. ti consiglierei... Mi mostri come si fa, così almeno sono sicura di non sbagliare. A te. Perfetto, grazie. E io procedo invece con le noci. Questa torta è facile perché ci permette di non essere perfetti e precisi. Quindi la precisione non è necessaria. Buon per me. Per comprendere anche questo piatto bisogna anche un po' incalarsi nella storia e della preparazione, nel contesto, che è quello delle cascine di una volta, le cascine bergamasche. Questi erano gli ingredienti classici, tradizionali, che si potevano trovare. Quindi abbiamo preparato i nostri ingredienti. Io spero di aver tagliato... Hai tagliato perfettamente. Poi ci teniamo comunque qualche fettina tagliata bene di mele, ma lo useremo successivamente giusto per guarnire il piatto, una volta che serviremo la torta preparata. Perfetto. Adesso il passo successivo qual è? Ci prepariamo a unire tutti gli altri ingredienti. E a questo punto la nostra torta è pronta da mettere in forno. Perfetto. 180 gradi. Sì. 3/4 d'ora. Bene, adesso dobbiamo preparare la nostra glassa di guarnizione per la smaiassa. E come la prepariamo? La prepariamo semplicemente passando un po' di uva tagliata, tagliamo l'acino in quattro pezzettini, e la mettiamo a cuocere in una soluzione di acqua e zucchero. Quindi adesso mettiamo la nostra tazza d'acqua nel nostro pentolino, aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e poi l'uva che abbiamo tagliato. E per quanto tempo la cuociamo? Circa 1/4 d'ora, aspettiamo che l'acqua evapori. Bisogna stare attenti che non bruci lo zucchero, si deve solo semplicemente imbrunire. Una volta addensato i liquidi e tutta la preparazione, sarà nostra cura scolarlo in un colino e poi passarlo in un mixer per ottenere poi la glassa finale. Quindi abbiamo cucinato la nostra glassa, che abbiamo messo in un recipiente, e la nostra smaiassa è pronta, e quindi possiamo impiattare. Pronta ad essere servita. Se mi fai una cortesia, intanto se tagli qualche fettina di guarnizione. Di mela di guarnizione, esatto. Bastano 3 fettine o te ne faccio un'altra? Bastano 3 fettine. Perfetto. Guarda. Perfetto, grazie, semplice. La nostra smaiassa o maiassa è pronta, buon appetito. Perché venire da Mimmo? Perché è una cucina fortemente legata alla tradizione e al rispetto dei ritmi naturali ed è orientata alla continua ricerca della qualità delle materie prime e della ricchezza dei sapori. Da Mimmo potete trovare anche altre specialità,
come la parmigiana di melanzane della signora Lina, con pomodoro, mozzarella, formaggio parmigiano reggiano, prosciutto, olio extravergine d'oliva e basilico. Spaghetti alle sarde fresche con pinoli, uvette e finocchietto, casonsei della bergamasca, ravioli di verdure ripieni alla grigliata, al torta, al burro di malga e salvia.